Questo sarà un video un po' diverso. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente una buona volta. Questa radio mi è stata data dal caro Alessandro, un carissimo amico, chiedendomi di riparargliela. Dai Asbesto, riparami questa radio. Io gli ho detto sì, certo, subito. E sono passati mesi se non anni. Per cui è giunto il momento di mettere le mani su questa radio, che è una Augusta AR671PH Silverline. Sembra in discrete condizioni. Qui c'è un coso e qui manca, ma penso che sia dentro, perché ce l'ho messo io. E qui abbiamo anche il giradischi con catenella e pirlo per i 45 giri. Ci sarà da pulire, da sistemare, ma soprattutto da verificare come funziona, se funziona, quando funziona, quanto funziona e perché funziona. Per cui, insomma, vorrei fare le cose per bene una buona volta. E quindi questa radio Augusta, la prima cosa che facciamo è andare a cercare uno schema. No, in realtà no. La prima cosa che facciamo è aprire questa cazzo di radio e vedere com'è combinata dentro. E quindi cacciavite inadatto. Sperando per una volta nella vita di fare un'inquadratura soddisfacente, utilizzando un cacciavite non adeguato, apriremo il di dietro di questa radio. Come vedete ci sono delle viti grandi e io userò un cacciavite piccolo. Basta allentarle e c'è questo pirlo che scorre. Che bello, che bel sistema. Il pirlo scorre e questo viene via. Ed ecco, abbiamo tutto descritto qui. I collegamenti, le valvole, eccetera. Beh, il mobile dentro è ok. Qua c'è la griglietta che era staccata dall'altro buco. E qui abbiamo il troiaio della radio. Ora, visto così, non è niente male. Questo cavo di alimentazione è rigido e secco e infatti si spacca. Questo andrà sicuramente cambiato. Poi qui abbiamo la connessione del giradischi che andiamo a staccare con rosso e bianco, così ci ricordiamo dal video come sono messi. E poi qua abbiamo un'altra alimentazione che è stata saldata con il cavo di alimentazione che passa in mezzo al cavo dell'altoparlante, ma si può essere più coglioni. Bene, dobbiamo dissaldare un paio di fili qua, poi dobbiamo pullare le maniglie davanti e potremo estrarre la circuiteria. Ora vediamo se queste maniglie vanno svitate. Sì, ci sono le viti, ma forse questa viene via anche da sola. No, ci sono le viti e quindi dobbiamo pregare che si svitino, perché a volte queste sono talmente manco si vede. Non si vede nemmeno. Allora, proviamo prima con questa. Porco di... Cosa succede in questo paese di merda quando uno sta lavorando e fuori cadono due gocce d'acqua? Cosa succede? Ovviamente va via la luce. Non sta neanche piovendo. Ma porco. Staccate le manopole con notevoli bestemmie. Dissaldiamo questi fili di alimentazione del giradischi. Ecco fatto, anche loro secchi.
ma soprattutto li leviamo dal cazzo. Ecco qui. E in teoria ora questo lo ficchiamo qua sopra, così non rompe i coglioni. Chissà se il mobile viene fuori. Ah, viene fuori. Ok. Ma qui abbiamo collegato ancora un altro paio di cose. Abbiamo un... Che cazzo è quel coso lì? Un selettore del cazzo. Qui c'è il cavo di un selettore. E qui c'è... Non è che può uscire di tanto. Quindi abbiamo viti di questo selettore qua, quello lì, e l'altoparlante del cazzo, che mi sa che dissalderemo, perché altrimenti non abbiamo accesso a tutto il resto. Intanto guardiamo un po' qua, sembra tutto a posto, sembra tutto sano, ma la vedo bene questa radio, potrebbe essere interessante da riparare o da far funzionare. Senza troppo bestemmiare, in turco sono riuscito a togliere questa roba. Ora vediamo se li saldo quei due fili, posso levare tutto il circuito, se il saldatore collabora. Uno. E due. Io dovrei avere anche un altoparlante adatto da qualche parte di un'altra radio, quindi possiamo estrage il circuito. Vediamo se ci riesco senza bestemmiare troppo, perché qua già vi si stanno attorcigliando tutte le cose sul tavolo. Cosa c'è che rompe il cazzo adesso? Ah, c'è questo cavo 220 super rigido. Ok, filo di uscita, trasformatore audio e qua antenna. Ora tolgo dal cazzo anche questa placca dell'antenna, che già mi ha rotto i coglioni. Viti arrugginite, ma va bene così. Ora già tutto. Usare i cacciaviti adeguati, ma vaffanculo al cacciavite adeguato. Vai a fare in culo. Oh, perfetto. Dov'è finita l'altra vite? Puttana. Se riuscissi a girarla, magari sarebbe anche meglio. Ora qua abbiamo una scala parlante. Ora questi cavi mi hanno rotto il cazzo e io li fidel castrerò a 220. Vaffanculo e vaffanculo. Oh, questo è un vero troiaio, guardate che schifo. Comunque questi contatti poi li puliamo. Sono il controllo dei toni, parola, musica e jazz. Ecco, la smontata non è niente male, c'è un po' di schifo da pulire logicamente, tasti, schifezze, lampadinetta da 6,3 volt. Come i filamenti delle valvole, suppongo. Diamogli una arriminata alle valvole. 5 valvole. ECC 80 qualcosa, questa è famosa. E ok, vediamo di sotto com'è. Perché le cose interessanti sono tutte qui. Ma qui c'è pochissimo. Qui c'è lui sicuramente che è introiato e si vede anche, va bene, che è collegato a massa qui. E poi che cazzo c'è? Non mi pare che ci sia molto qua sotto. Sì, ci sono questo qui, probabilmente questo bianco, questo qui nero.
quello lì sotto. Beh, al momento mi preoccupa di più l'elettrolitico. L'elettrolitico va cambiato sicuramente. Qua c'è la 220 che entra direttamente su questo pulsante. Bene, bene. Diamoci da fare a questo punto. Non so se provare questo. È uno Sprague datato 68, 1968. Riepilogando, abbiamo estratto la radio dal mobile facendo attenzione e adesso il problema è accenderla, ma prima vediamo di fare qualche verifica. Allora, io non voglio perdere tempo con le lampade a dargli il carico piano piano per riformare i condensatori. Questo è una merda e va cambiato immediatamente. Questo sta sull'alimentazione, può fare il botto. E quindi questo lo cambiamo direttamente. Sono due condensatori, sono due poli e una massa. E qui c'è scritto il valore, adesso noi lo giriamo senza pietà. E c'è scritto rosso 100 microfarad 350 volt e poi 50 microfarad 350 volt. Rosso, il rosso è il 100, il rosso è questo qui. Come vedete è rosso. Ed è, quindi qua ci va un 100 microfarad verso massa e qui ci va un 50 microfarad verso massa da 350 volt. Io questi li cambierei subito, senza pietà. Qui abbiamo il volume, il potenziometro del volume, devo dire che funziona, sì. Poi lo verifichiamo, questo non è uscito, ma poi lo facciamo uscire con la violenza umana. Con l'uso della violenza umana priva di senso, perché invece è uscito il coppolazzo in plastica che poi glielo rificchiamo lì con l'odio e con la turpe violenza. Poi mi sono guardato bene l'alimentazione perché sono due fili ma non sono in parallelo, perché uno va su un contatto del selezionatore del cambio tensione che dice 220, 280, perché si può alimentare a varie tensioni questa radio. L'altro va all'interruttore ma torna su un punto diverso che forse però è il centrale, ma questo va a due pin. L'ingresso della 220 va a due, no, va a un piedino, è semplicemente saldato talmente di merda che sembrano due. Uno va qui e l'altro polo va qui. Potrebbero essere in parallelo lì? Sì, perché quando accendi chiudi e chiudi il contatto con questo che è al centro, che va al giradischi e questo chiude il giradischi. Insomma, si entra con qui con la 220 e qui è l'alimentazione del giradischi. Oggi usiamo il bicchiere? Sì, perché è un bicchiere sporco, sporco! E quindi useremo un bicchiere sporco. È bello usare i bicchieri sporchi. Questo è sporco di vino. Procederò quindi fidel castrando il condensatore. Come ho già detto, non perderò tempo a cercare di riformarlo, ma intanto lo fidel castriamo dalla parte della massa con odio e poi vediamo se esso collabora. Sì, direi che collabora. E quindi abbiamo il rosso, quindi 100 microfarad, che va qui, a questo triplice pirlo, e l'altro che va qua, a questo zoccolo di valvola. E quindi ora procedo a fidel castrare, esattamente in questo modo, con il forcipe,
1 e 2. E il condensatore in questione è caduto. Ed eccolo qua, è uno sprag. Sì, si potrebbe riformare, bla bla, ma insomma stiamo parlando di... Cioè, guardate qua. È un condensatore del 1968. Mi dispiace, ma io non mi fido. Ora, se volessimo fare un super restaurone, io potrei svuotare questo condensatore e tirar fuori, metterci dentro questi due, che sono i ricambi Nishikon. Anche questo, anche questo è un Nishikon, come vedete. E quindi mantenere la gioia di avere un qualcosa di esteticamente... Ma tanto non lo vede nessuno, quindi che cazzo ci interessa a noi di fare questa cosa? Niente, non ci interessa niente. Mettiamo questi condensatori. Poi vabbè, mentre scalda il saldatore... Io mi ero anche preparato le lampade, eccetera, e mi sono detto, ok, mi servono lampade di un certo wattaggio, vado a vedere questa, ah bello, 25 watt. Poi la guardo bene, ed è interrotta. Allora prendo anche quest'altra, ed è interrotta pure lei. E mi sono detto, ma che cazzo mi conservo le lampade bruciate? Non lo so, forse perché volevo fare qualche esperimento di alta tensione, visto che qua all'interno ci sono comunque degli elettrodi. Non c'è propriamente il vuoto, ma... E poi questa è da... Questa è da non si sa watt, perché è completamente cancellata. Quindi non si sa da quanti watt è. E poi ne ho un'altra che è da 40. 40 è già... Ed ecco che manca la luce, perché viviamo in un paese di merda dove l'Enel non fa un cazzo di merda da anni e va via la luce. Cosa fanno le lampade? Probabilmente l'ho già spiegato da qualche altra parte, in qualche altro video. Comunque, il discorso è che la valvola limita la corrente. E se io avessi un variac, io limiterei in tensione. Però se io uso un variac, e qua c'è un corto, il variac non è che mi protegge da un assorbimento di corrente netto, ma continua a tirar fuori quella tensione regolata dal variac, e quindi il macchinario che stiamo provando con il variac si fotte lo stesso. Con la lampada invece, quando c'è un assorbimento di corrente molto forte, quando qua c'è un corto, la lampada si prende la corrente, si accende e quindi limita la corrente che arriva al nostro apparecchio che stiamo provando. Quindi è molto meglio usare le lampade. Non solo, ma quando il filamento diventa incandescente, la sua resistenza aumenta, quindi a maggior ragione limita ancora di più la corrente. E questa è una cosa buona e aiuta a proteggere il sistema. E poi vabbè, i wattaggi si scelgono in base a quello che devi provare. Cioè, una radio consumerà una quarantina di watt, 50 watt più o meno. Allora dovresti iniziare con una lampada di valore di wattaggio molto basso, tipo 4 watt, poi passi a 10, poi passi a 25, poi passi se vuoi a 40 e poi la accendi e vaffanculo. Io ho solo quella da 40, vaffanculo, l'accendo con la lampada da 40. Non è una cosa proprio buona buona come si dovrebbe fare, però l'ho fatto in passato, mi è andata bene. Con le TV invece il discorso cambia, perché magari già puoi iniziare con una 40, una 60 watt, perché la TV ne assorbe, stavo parlando di TV a valvole, 350 watt, quindi puoi andare poi una lampada da 150, da 200 e anche di più, anche fino a 500, 700 watt. Insomma, non ci avrete capito un cazzo, io lo so, ste lampade le levo dal cazzo e cominciamo a montare questi condensatori. Intanto stagno i terminali, stagniamo anche questi terminali che sono tremendamente ossidati, quindi infatti non prendono lo stagno. Come fare in questi casi? Allora, le cose sono due. Come prima cosa bisogna bestemmiare. Quindi voi, dentro di voi, se non volete esprimervi liberamente, dentro di voi comunque potete bestemmiare. Poi prendiamo la pasta salda, che dovrebbe essere cloruro di zinco come base, e la mettiamo nel coso ossidato che volete in qualche modo che prenda lo stagno, che si disossidi. Questa cosa non funziona sempre, ma spesso. Non sempre, ma spesso. E quindi poi con dello stagno nuovo
come vedete non ha funzionato un cazzo. Perché? Perché questo coso è talmente ossidato che... Ah no, in realtà un po' sì. In realtà un po' no. No. Non ha funzionato e ho fatto uno schifo, ho mandato pasta salda dappertutto, sto facendo uno schifo. E l'altra cosa che potremmo fare è pulire con della carta abrasiva e togliere l'ossido. Oppure potremmo sbattercene il cazzo e sostituire questi cavi del cazzo ossidati e mettere dei cavetti normali. E ci vengono sempre in aiuto i cavi recuperati da vecchi alimentatori di PC. Prendo anche un cavo di massa, anzi ne prendo, vabbè, vaffanculo, per ora va bene così. Questo lo mettiamo qua, spelliamo tramite l'uso di spellafili. Qui andiamo a levare dal cazzo, e voi non vedete una minchia ovviamente, levare dal cazzo questo, se ci riesco, ecco fatto. E ci vado a mettere, stagnandolo prima. Ricordatevi prima di stagnare sempre le cose che andate a saldare, stagnato con dello stagno nuovo, e lo andiamo a attaccare. E voi non vedete, ma che cosa ci posso fare io? Ecco, fatto brutalmente, proprio in modo brutale. Ora c'è questo filo da togliere qua dallo zoccolo della valvola, e questo anche lì non vedete un cazzo, ma io non so come mettere la camera, che poi è il telefono. Via sto filo della minchia, ci mettiamo l'arancione che stagniamo. E poi glielo appiccichiamo sopra e un colpo di stagno. Allora, vi assicuro che saldature così rapide e veloci con lo stagno ROHS non riuscirete mai a farle. Ora stessa cosa qui su questo pirlo di massa che è rimasto. Vediamo se riesco a toglierlo. Perfetto, tolto dal cazzo, filo della massa, stagnato, e glielo mettiamo così direttamente sopra. Vaffanculo! Ora tutti i pezzetti di plastica stanno cadendo dentro, ma io me ne sbatterò. Attorcigliare, perché se non attorcigliate succede questo. Succede che si spirlano quando poi li andate a saldare, viene uno schifo. Torcigliare e stagnare. Stagno nuovo, rigorosamente al piombo. Ecco, e ora siamo a posto. Quindi questo, il positivo, glielo posso ficcare direttamente lì. Basta scaldare, e siccome l'ho stagnato vedete che si attacca subito la massa sul negativo del condensatore. Vediamo se riesco a fare una ripresa migliore. Ecco, forse così. Porco bambino. Ecco, massa, appoggio, scaldo. Stagnato perfettamente. Ora c'è questo. Ecco qua, eppure qua. Ora sto lavorando con la telecamera davanti al cazzo, quindi non è che mi viene proprio, infatti ci vado addosso, vabbè. Ora questo lo attacchiamo qua. Non è una saldatura meccanicamente solida, ma vi assicuro che non va da nessuna parte. E questo andrebbe ficcato lì alla massa. Beh, ci sono riuscito. E abbiamo questi due condensatori che sostituiscono questo stronzone. Ora un po' di pulisci contatti qua,
che voi non vedete, quindi qua, che non vedete ancora, quindi qua. E qua il pulisci contatti è praticamente finito. E non ce n'è più. L'ho usato un attimo fa. Ah, ok, dai. Bisogna masturbare. Pulisci i contatti, è finito e va comprato nuovo. Fanculo! Nessuno sembra aver giocato qui con queste regolazioni, quindi non le tocchiamo, mai toccare le regolazioni. Ora qua c'è un piccolo elettrolitico che forse io sostituirei. Eh sì, mi sa che su questi ci metto le mani prima di iniziare. Questi qua. Questo e questo non hanno un aspetto healthy. E questo è un 4 microfarad. Ci mettiamo un 4,7. Va bene, procediamo. Questo lo tagliamo qua. Così poi ci attacchiamo qua. E se non va bene ci attacchiamo al siamo in parallelo a questo condensatore colorato, in un certo senso. Siamo lì, su quel pirlo lì. Ce la facesse a dissaldare. Oddio. Ok, abbiamo dovuto usare la violenza intrinseca. E dobbiamo risaldare questo che si era staccato. Il condensatore è finito in culo al ed eccolo qua. Ed è un Ducati, la stessa Ducati delle moto, a quanto pare, a quanto mi dicono, 4 microfarad, 100-110 volt. Quindi dobbiamo cercare un 4,7 microfarad, 100 e qualcosa volt. Fa al caso nostro un Nishikon da 4,7 microfarad, 250 volt, va benissimo. Ora lui era montato così, quindi era montato col positivo qua. Si vede che qua c'è una tensione negativa, quindi va bene. Ricordiamoci quindi di montare il positivo qui e il negativo lì. Vediamo se riesco a ficcarlo. Voi sicuramente in questo momento non vedete nulla. Ah no, è bestiale qua, non si può. È un delirio. Porco d***a. Later. Ok, e questo l'abbiamo sostituito. Stessa cosa per questo stronzo qua. E risulta che abbiamo fatto bene a cambiarlo. Guardate questo come esploso e smerdato, come si suol dire in termini tecnici. Qui il positivo va sul piedino dello zoccolo della valvola da cui l'abbiamo tolto, quindi ricordiamocelo, ed è un 40 microfarad 16 volt, che diventerà un 47 perché i valori standard oggi sono differenti da quelli di una volta, e diventerà un 47 microfarad 100 volt, marca Teapo, che è una marca un po' di merda, però è nuovo, insomma abbiamo questo e usiamo questo. Gli facciamo una piccola zampetta inclinata, così entra nel buco del pirlo. Gli mettiamo un po' di stagno nuovo e vediamo se questa volta riusciamo a ficcarglielo
velocemente, senza bestemmiare come prima con l'altro. Questo gli mettiamo un po' di pasta salda sopra e vaffanculo. Ora voi non vedete un cazzo perché, ripeto, non ho come fare queste riprese. Ecco fatto. Sono entrato e gliel'ho ficcato. Questo glielo giro qua, gli faccio un piccolo uncino, così facciamo felici tutti quelli che vogliono delle connessioni solide, tra cui Shango 066, canale YouTube che vi consiglio di seguire. Ma come vedete anche qua non riesco a saldarmi perché è tutto fottutamente ossidato. Che fare? Bestemmiare. Sono riuscito a saldare sul telaio, bene. Ok, quindi questo è fatto. Ora abbiamo ciccate e palle di stagno dappertutto all'interno del circuito. Vediamo se riesco a levarle piano piano, perché sennò avremo dei corti pazzeschi. Una cosa mi piacerebbe farvi notare rispetto alle radio moderne. Questa è una radio a valvole. E come vedete qui abbiamo 5 valvole che trasformate nei paragoni odierno sarebbero 5 transistor. O 4 transistor e un diodo, perché qua c'è una valvola raddrizzatrice sicuramente. Vabbè, poi abbiamo dei trasformatori, delle cose. E sono tutto sommato poche cose. E qua dentro abbiamo non così tanti componenti. Quanti condensatori elettrolitici? 4, 1, 2, 3, 4, quelli che ho sostituito. Il resto sono resistenze, e non sono tante. Altri condensatori ceramici, no ceramici, sono il poliestere, eccetera, alla merda. Questo è un condensatore alla merda, questo è un condensatore al guano. Questi bianchi sono al guano. Questo giallo è alla merda di pollo, invece. E quindi non è tutta questa gran componentistica, non c'è molto. 4 interruttori, la colleghi, non solo, ma se qualcuno di questi condensatori non funziona bene, la radio continua a funzionare. Le radio moderne, e io qua ne ho una degli anni 70 smontata, guardate quanta cazzo di roba che c'è per farle funzionare coi transistor. Sì, è tutto più miniaturizzato, ma la circuiteria è spaventosamente più complicata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sto contando 9 elettrolitici, che sono questi qua grossi e questi qua piccini. Ma poi abbiamo anche un bordello di resistenze, abbiamo un diodo, 2 diodi, un transistor, 2, 3 transistor, 4 transistor, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pure qua dentro ci sono dei transistor, 11 transistor e poi un bordello di altra roba. E le radio moderne, sì, sono piccole, sono leggere, consumano pochissimo, ma sono tremendamente più incasinate rispetto a quelle di una volta, che questo è un caso, è fatta così, ma ci sono radio molto più semplici a valvole con molto meno componenti e incredibilmente funzionano ancora. Certo, consumano un bordello, scaldano una cifra perché queste valvole diventano incandescenti. La radio ti consuma quanto una lampada da 100 watt. Però che affidabilità. Ale, ho preparato un cavo di morte con l'unico pezzo di filo che avevo, così usiamo la lampadina e stiamo sicuri. E va bene, vogliamo provare? Proviamo. Ficchiamo la spina, vediamo se la lampadina si accende. Si è accesa per un attimo e poi è scesa. Questo è un buon segno. Quindi in teoria adesso dovremmo vedere le valvole pian piano accendersi. Ma non vedo una minchia perché questa lampadina non si accende. Ma bisognerebbe fare attenzione che questo, che la massa metallica della radio non sia collegata alla 220, che non ci sia il case live, come si suol dire. Ma io non vedo la lampadina accendersi. E non vedo le valvole accendersi. No, niente proprio.
Riproviamo guardando da questo lato. Cerchiamo di capire se la radio è accesa intanto. Sì, è accesa ed è su onde medie. Io il volume lo alzo già un po'. Ecco, e accendo. Ma sicuramente questa lampadina non è adeguata. Ah, io non vedo accendersi. Non vedo accendersi un cazzo. Come minimo. Come minimo non si svita sta lampadina di merda. Ho cambiato lampadina, ma non cambia nulla. Ah, ecco. È cambiato. È cambiato che ho toccato. Quindi forse c'era un falso contatto. Perché adesso si è accesa la lampadina. Sinceramente non so, però adesso le valvole sono accese, questa è accesa, si vede un puntino rosso ed ecco l'audio. Attenzione, vediamo se per caso c'è tensione sulla carcassa. No, il portoparlante funziona. Quello che abbiamo preso in prestito, che ho recuperato da un'altra radio. Ora ci sarebbe da vedere se la sintonia fa qualcosa. E mi sembra di sì. Eh sì. E si è spenta. C'è qualche falso contatto. C'è un falso contatto da qualche parte. Si è sputtanato. Allora, che cosa ho fatto? In che cosa mi sono rotto i coglioni? Mi sono rotto i coglioni che ho messo un filo nuovo, l'ho cablato bene di sotto e ho rifatto un paio di connessioni. E mo se lui mi fa il favore di lasciarmi in pace, forse questa radio la possiamo anche accendere. Ecco, si è accesa. Lampadina fioca, vuol dire che va tutto bene. Ora si sta scaldando. Vediamo. Ok. Abbiamo qualcosa. Ora, io ho l'impressione che il difetto fosse qui, perché se io apro qua. No. Come non detto. Va bene, me ne sbatto. Qui c'è una sintonia che sintonizza. Però ci serve un'antenna. Vediamo se l'FM dà segni di vita. FM dà segni di vita. Bene. Alle poltrone, dagli accessori all'illuminazione e inoltre è rivenditore ufficiale a Siracusa. Abbiamo, diciamo, le FM che funzionicchia, forse può essere migliorato? Hai sicurezza per il tuo lavoro. Sambutio, che passione. Che divertimento, allegria. Sfide entusiasmanti. Allora, una notevole potenza. Yuhu! La Coppa Sicilia di calcio, però ci sono dei. Ci sono dei falsi contatti. Ecco, ecco, si è spenta. Si è spenta di nuovo. C'è qualcosa che fa falso contatto. Cosa sarà? Secondo me. Questo è.
per questo tasto del cazzo che l'ho riacceso e fa, ma se io masturbo qui forse lui si spegne. Infatti si è spento. No, io non capisco, c'è un falso contatto da qualche parte, che sia la presa. No, perché qua assorbe, io c'ho assorbimento, e là c'è qualcosa. Vedete, io masturbo qua e lui va. Quindi c'è un falso contatto, ma vallo a trovare adesso. È curioso, utilizzando il Megger, che è questo oggetto che è stato oggetto di un mio precedente video in oggetto, questo è un misuratore di, come dire, di resistenza alle alte tensioni. Ora, un condensatore, tipo questo qua nuovo, deve comportarsi come un condensatore, non come una resistenza, quindi deve avere una perdita zero, deve avere una resistenza praticamente infinita. E questo si misura col Megger. I Megger, ruotando questa manovella, perché questo è un Megger meccanico degli anni 40, io dovrei leggere una lettura di mega ohm, come vedete, infinito, superiore ai 100 mega ohm. Spero che si legga. Se non urtassi la cazzo di videocamera ogni volta che faccio qualcosa, sarebbe una gran cosa. Ma ecco che la mia lettura è, come vedete, di 100 e più mega ohm, enorme. L'ago poi si sposta. Io praticamente così genero un'alta tensione e provo il condensatore in oggetto, che in questo caso è questo qui. È nuovo, anzi, è nuovo. Ma adesso proviamo i condensatori che finora abbiamo sostituito. Tipo, io stavo provando a sostituire questo, ma non ho i valori, allora ho deciso di misurarlo e il valore in picofarade perfetto. Quindi mi sono detto, magari non c'è bisogno di cambiarlo, proviamolo col Megger. Ma perché urto sempre la telecamera? E quindi, come vedete, all'alta tensione è perfetto. Questo condensatore è perfetto. Quindi quelli bianchi, anche quelli che abbiamo sostituito prima, forse non c'era bisogno. Quindi questo è buono, è buono. Proviamone un altro. Proviamo questo, che è, come vedete, leggermente fessurato. E l'ho cambiato da 3300 picofarad. La misura è sui 4006 picofarad. Quindi ha preso un po' di più. Vediamo cosa dice il Megger. Ecco, vedete, siamo arrivati con l'ago a 10 mega ohm. Quindi questo ha una resistenza interna di 10 mega ohm. Diciamo che non è buono, anche se potrebbe essere trascurabile, ma l'abbiamo cambiato. E allora mi sono detto, ok, proviamo i Ducati, questi qua, gialli color merda di pollo. E vediamo un po' come si comportano questi gialli. Allora ho provato questo, che ho cambiato. E guardate un po'. È praticamente in corto, sotto i 10 kΩ. Quindi questo condensatore è diventato una resistenza. Proviamo anche questo qua. Questo non l'ho cambiato, questo viene da uno dei miei cassetti di componenti usati. Però è uguale, un Ducati giallo color merda di pollo. E anche questo, guardate, la merda. Quindi questi gialli, quando si vedono, vanno cambiati a vista, perché sono la merda. Ora, dopo tutte le merdate che ho fatto di sotto per cercare di sistemare quel falso contatto, vediamo se sta merda si accende o se ho sbagliato qualcosa. Ah, c'è un corto fisso. Lo sapevo io. Sbagliato qualche collegamento. Adesso che cazzo ho sbagliato qua?
c'era effettivamente un filo scollegato, anzi collegato male. Questo bianco qua era collegato a massa anziché qui dove c'è, diciamo, un positivo, suppongo, ed è un filo che viene da questo raddrizzatore a selenio della Siemens, che funziona un diodo probabilmente più che un raddrizzatore, perché abbiamo solo due contatti, un diodone al selenione, e quindi probabilmente adesso siamo a posto e proviamo ad accendere. Mentre fuori tuona, noi riproviamo. Ecco, adesso sì che si è acceso. Questa si è abbassata e voi non l'avete visto perché io, come al solito, sono un coglione, metto le cose a cazzo. E non prendo la scossa, che è sempre un bene. Ed ecco l'audio. Progettare, arredare, archiviare, proteggere. Che bello, io voglio arredare e archiviare. Per migliorare le tue esigenze di... Sono senza antenna, per cui comunque sto già ricevendo qualcosa. Guarda che merda, prendo Radio 2. Ok, proviamo con un'antenna. Ho tolto la lampadina perché ormai la radio funziona. Praticamente, secondo me, non aveva alcun difetto. Se non il volere con un po' di cura, diciamo, sostituire questi che sono fondamentali da sostituire, perché questi scoppiano. E poi qualche altro condensatore che era in perdita, come abbiamo visto. Ora abbiamo messo un'antenna che è qua, che ovviamente voi non vedete. Eccola qua. Ho messo l'antenna del cazzo della mia radio del cazzo e l'ho collegata così, vaffanculo. Devo dire che non è niente male. È una radio. Forse non è molto selettiva? Non lo so. Sto usando un'antenna per le onde corte. Vediamo le onde medie, se esistono. Però vediamo se l'antenna va bene questa. Non ho nulla sulle onde medie. Comunque su questa radio qualcuno ci aveva già messo le mani, perché questo è l'interruttore di accensione. Non fa assolutamente niente. E quindi c'è qualcosa che non va. Le connessioni qua sono un po' strane, per così dire. Interruttore non funziona, quindi dovremmo da qualche parte pullare gli schemi per capire questa cosa. Ovviamente, come vedete, si sta anche rompendo la cordicella. Quindi ora, se mettessi a fuoco sta telecamera di merda, farei anche un filmato di come gira il nastro qua. Abbraccio al microfono fino alle ore 19 qui dal decimo piano. Oggi sarà un pomeriggio.
sta rompendo. E quindi ho fatto un post su Elettroni al tramonto, che è un forum molto bello che vi consiglio di guardare se vi occupate di radiovalvole e volete iniziare a studiare, perché non riesco a trovare lo schema elettrico. Ce n'è uno su Radio Museum che odio, io odio quel sito, e purtroppo è incompleto, manca un pezzo. E poi ci sono due pagine, di cui una sono tutte le stronzate che Radio Museum aggiunge a tutti i loro schemi, e poi il pezzo di schema che c'è è pieno dei loro cazzo di watermark scritte Radio Museum di qua, Radio Museum di là, e la mail di chi ha preso il... Ma che cazzo, ma date sti cazzo di schemi, porcaccia la madonna. Fatto sta che la radio resta sempre accesa. È strano perché l'alimentazione entra qui su un piedino del rotore, l'altro polo va qui al contatto dell'accensione, esce e con un filo molto sottile se ne va nel trasformatore dentro. Mentre il contatto dell'accensione è l'altra parte, è connessa a questo filo che va al giradischi, che poi l'altro filo del giradischi va al polo centrale. Ed è strana questa cosa, è strana. Io non capisco. Vabbè, insomma, nelle prossime parti, se ce ne saranno, vedremo se con lo schema riesco a concludere questa parte e dedicarmi poi al giradischi, magari dare una sistemata al mobile. E così vediamo un po' di metterla in funzione come si deve, magari tararla. Adesso se cala il sole, l'ora si fa tarda, magari riesco a beccare le onde medie.